Siamo in onda ufficialmente. C'è stato un problema con Twitch che mi ha azzerato totalmente la trasmissione, ragazzi. Scusate, ma non ho capito cosa sia successo. Non dovrebbero esserci però più problemi ora, dato che tutto sembra impostato al meglio. Esatto, vedo tutto online, tutto perfetto. L'audio è perfetto. Ok, ci siamo, dicevo. Buonasera a tutti, amici di GameSurf, per chi era poco fa in collegamento con noi, possiamo ricordarvi quello che stavo dicendo, ovvero che la scorsa settimana ci siamo dedicati all'ingresso all'interno di una confraternita chiamata Railroad, e al momento invece sto, esatto, eseguendo alcune delle missioni che proprio questa confraternita mi ha affidato. Io direi che quest'oggi ci occuperemo sia di, diciamo, sia del... Come si dice? Sia delle missioni affidate proprio da questa confraternita che anche della quest principale. Farei un po'. Wow! Entrambe le cose. C'è una trappola qui, se non vedo male. Che però è scattata, non ci ha colpito, quindi per fortuna. Ok, cosa stiamo facendo al momento? Stiamo seguendo dei piccoli incarichi che ci sono stati dati da uno dei vendor di questa confraternita, che consiste nel posizionare dei rilevatori termici, e comunque meteorologici, diciamo così, che permettono di avere delle informazioni sul, come si dice, su questa organizzazione misteriosa che sembra controllare il destino delle Wasteland. Nel frattempo abbiamo recuperato qualche arma un filo più potente, anche seccando i nostri nemici in maniera piuttosto, ecco, diciamo, piuttosto cruenta. Ok, scusate, sto facendo un controllo anche se il banner è attivo. E dicevo, quindi in cosa consiste fondamentalmente la nostra missione al momento? È quella di ripulire la zona. Intanto controllo che arma abbiamo recuperato. Ripulire la zona. Ok, no, fa schifo. Ripulire la zona appunto dai nemici, quindi dai predoni in questo caso, e soprattutto diciamo muoverci verso il tetto sul quale andare a posizionare questo dispositivo che si chiama Mila. Che cazzo è stato? Nel frattempo vedo che i primi ragazzi ci stanno raggiungendo. Buonasera a tutti, buonasera, buon pomeriggio. Io allora mi do alla scalata. Come vedete non mi importa di fare anche un po' di macello per torretta. Ok, non è mai piacevole. Però sono ottima fonte di... Wow! Sono ottima fonte di munizioni. Piper si è messo un po'. Ok, in mezzo. Qui sicuramente troveremo un po' di rumba in più. Vediamo un po'. Ragazzi, chiaramente vi invito come al solito a non fare i timidi. Wow! Non fate come un predone. Vuoi morire o no? Non siate timidi. Partecipate pure alla trasmissione. Chiedeteci tutto ciò che volete chiederci senza alcuna remora. Nei limiti del possibile. Wow, è lui? Nei limiti del possibile cercherò di esaudire le vostre richieste, quindi come consuetudine, diciamo. Ok, da questa parte tutto bene, direi alla grande, e usciamo, come vedete, dell'uscita di sicurezza e sicuramente ci troveremo nei piani alti del palazzo. In questa maniera, scusate, ma il collo oggi è devastato, in questa maniera appunto avremo la possibilità di posizionare il nostro fantastico Mila, ovvero questo dispositivo che invierà e raccoglierà dati di onde radio, se non erro, una cosa di questo tipo, dopo chiederemo al vendor in questione, che appunto ci permetteranno di ottenere informazioni su questa fantomatica organizzazione. Oltre alla quest secondaria dei Railroad, sto seguendo anche la quest dei Minutemen e anche la quest del distretto di polizia del Paladino Dance. E dopo, infatti, continueremo anche su quella linea. Nel frattempo, questo Pedro Predone sta dormendo. Sì. Vediamo che sveglia gli diamo. Una sveglia poco piacevole, vero? Sì, facciamo uno. Voglio colpirlo sulla gamba. Ok, gamba destra. Torso, testa, braccio. No. Boom. 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 Risveglio piacevole per lui.
una pistola automatica e artigianale. Ecco, questo è interessante, proprio perché sfruttano delle munizioni che è difficile far sfruttare, quindi vediamo se sarà anche piuttosto potente. Nulla bene, artigianale più... Sì, ma da 12 punti, ragazzi, proprio no. 12 punti di danno, molto male. Ok, noi continuiamo a alla grande, continuiamo a salire o la posizioniamo a... Wow, fratello. Tu sei un po' esagerato per i miei gusti. Anzi, sorella, scusami, che con questo casco orripilante sei teste che saltano come fossero birilli. Allora, recuperiamo un po' di munizioni. Ne ho un'altra pistola automatica, ma credo che faccia un po' schifo. Ok, vediamo, l'indicatore dice che dobbiamo posizionarlo esattamente là sopra, quindi dobbiamo continuare a salire. Oltretutto i rischi di questa missione ricadono chiaramente anche sul volare direttamente giù dal palazzo mentre si cerca di inerpicarsi verso... Qui sopra c'è una battaglia in corso che non ci coinvolge, infatti se la stanno vedendo con dei super mutanti. Possiamo lasciarli scannare mentre noi posizioniamo il Mila, come vedete da questa parte. E adesso però, dato che non ci piace vedere gli altri che scannano senza potere di dare la nostra... Allora, inizierei dalla torretta perché è quella più fastidiosa. Una volta tirata giù la torretta possiamo dedicarci adesso ai super mutanti, che sono veramente tanti. E mi stanno anche tirando giù, quindi... Prima di tutto un bel... Ah, anche con l'acqua purificata possiamo recuperare un po' di vita. Un bel buff out che ci dà un po' di getto interessante. E anche una nuca cola per essere a posto con noi stessi, perché la nuca cola non si può... Alla nuca cola non si rinuncia mai. Un commento. Oh, buongiorno Biscio, come stiamo? Tutto bene? Ok, un andato. Io però direi che per l'occasione potremmo sfoderare il mio fantastico fucile da cecchino, per il quale... ho più o meno 488 colpi da far fuori, e che ho deciso che scaricherò senza pietà su questo gruppo di mutanti. E uno è giù. Coloristoso, guarda che bello, tutto incappucciato, è bello da vedere. E anche lui se ne va. Tra cosa bella tra l'altro di questo cecchino è che è automatico, come vedete, quindi posso sparare come un pazzo senza aver paura delle conseguenze. C'è da dire che non è molto forte in termini di... Sì, no, ma ce la caviamo. Non è molto forte in termini di... Danno secco. Qua mi stanno un po' rompendo il culo. E devo anche essere sincero, con i super mutanti faccio sempre una fatica incredibile, perché non reputo di avere l'arma adeguata. L'unica cosa che veramente mi agevola con loro è questa pistolina, che è la Deliverer, che ho sbloccato. È una mossa, cioè un'arma particolare. E adesso... E però toglie un cazzo anche questa. Cerco di sfruttare il critico. Vediamo quanta vita toglie. È poco un tubo, però. È molto precisa, però, come vedete. E se gli vado sotto adesso lo schiaccio. Ok, credo che con i super mutanti una delle armi più efficaci sia quella laser. Credo. Oh, ci ha raggiunto anche Diego. Ciao carissimo. Come te la passi? Vediamo un po' com'è questo fucile laser droppato da questo. 31, non è niente male, ragazzi. Il, come si dice, autorità virtuosa è 44, un po' meglio però in effetti. Vabbè, lo teniamo giusto perché mi dispiacerebbe lasciarlo lì. Potente revolver artigianale, gamba sinistra. No, vediamo se il revolver artigianale ne vale la pena. Almeno questo. Non lo vedo. Potente revolver artigianale. Beh, 43, devo dire. Potremmo metterlo qui. Intanto equipaggiamolo, poi vediamo se lo utilizzeremo. Di sicuro può essere comodo. Può essere sicuramente comodo. Vedo nel frattempo che lo streaming si sta popolando, quindi ringrazio tutti coloro che si sono connessi con noi oggi pomeriggio. Per chi è interessato a capire come ci muoveremo oggi, ci muoveremo continuando la quest dei Railroad e del Paladino Dance. Nel frattempo poi vorrei anche continuare e muovermi verso la quest principale, quindi continuare quello che avevamo iniziato con Nick Valentine. Al momento quindi dovremo...
ok, dobbiamo andare in questo quartier generale a fare una quest un po' più corposa per i... No, fermi, scusate, se no non seguo più. Allora, operazione di recupero e depurare il Commonwealth sono per il Paladino Dance. Bingo è già stata fatta e bisogna andare a fare il rapporto a Pam sempre dai Railroad. Questa è un'altra dei Railroad. Questa dei Railroad l'abbiamo già fatta. Quindi fondamentalmente dobbiamo al momento andare dalla dottoressa Amari, credo. Sì, perché queste due... O facciamo una cosa, finiamo tutte queste quest, queste mini quest che sono solo di polizia, come vedete. E una volta effettuate queste due... Sì, facciamo così, facciamo queste due quest che sono... No, devo posizionare l'indicatore. Facciamo queste due mini quest di... come si dice? Che sono di pulizia, no? Molto veloci, molto semplici. Dopodiché andiamo a, a prendere le ricompense di tutte le quest, ci muoviamo dai Railroad e dai Railroad recuperiamo magari anche, come si dice, qualche tappo in più in maniera tale da poter fare spese da Tom Tuttofare, che è il loro vendor principale. Nel frattempo Frondau ci chiede che connessione abbiamo. Abbiamo una fibra ottica di Fastweb, quindi... ho troppo peso? Eh sì. Vabbè, la risolviamo subito perché possiamo buttare giù uno di quelli che proprio non ci sta. Questo per esempio e... basta. Dicevo, abbiamo una connessione... la fibra 100 mega di Fastweb. E nel frattempo io sono curioso di provare quest'arma. Andiamo a vederlo. Devo essere sincero, se posso esprimere un'opinione personale in merito al titolo, devo dire che i momenti che apprezzo di più nel... diciamo nel browsing around delle wasteland, quindi nel, nello scoprire le wasteland, sono questi, cioè quando nei momenti di ore più calde, proprio perché la resa della luce secondo me è migliore ed è fantastica e rende veramente molto di più e ci fa capire di essere comunque su, come si dice, fa capire di essere su next gen. Come vedete c'è una creatura piuttosto importante da quelle parti. La vedete anche voi? Mi ha rilevato. Mi sembra anche piuttosto incazzata. Questa credo sia la difficoltà principale della... Fatti sotto, palla di pelo. Grazie, questo è forte. Per fortuna c'è la nostra Piper che si è battuta per noi. Stiamo prendendo una marea di radiazioni nel frattempo. Ma lui se ne va. E se se ne va, ne approfitta per andarsene. Mi infratto. Ah, ecco perché stavamo prendendo una marea di radiazioni. Guarda lì. Interfaccia tattile. Questo era quello che dovevamo recuperare. Guarda quanta roba. Però lui è arrivato e non sembra essere molto felice della nostra presenza. Nel frattempo io mi sto radiazzando come un pazzo. No, non si dice così, però adesso ho anche troppa roba. Quindi fermi, ho preso su un'arma che non mi interessa. Compensatore artigianale, no, 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 vai via, 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 via. Poi fucile da caccia tattico leggero, questo non è male, ma ha una precisione. Sì, che non è malaccio. Possiamo tenerlo. No, non possiamo tenerlo. Vediamo com'è. Cosa questo. Beh, cazzo, no, interessante. Questo è un problema. Questo è un problema perché avremo bisogno di della nostra carissima amica. Lasciare qui. Dov'è la nostra carissima amica Piper? Qua. Perché se arriva nel frattempo lui, allora stimpacchiamo la nostra Piper. Poi le diamo un po' di roba perché altrimenti non ci muoviamo. Vieni qui, donna. Commerciamo un attimo. Allora, le lasciamo giù qualcosa di pesantino che non utilizziamo. Vediamo. Come per esempio carabina a combattimento lo utilizziamo, corto fucile d'assalto questo lo utilizziamo molto meno, il pugno potenziato bolt action artigianale in realtà la utilizziamo molto, fucile a cecchino un po' con un tubo, però vabbè, io gli lascerei giù questo che è anche pesantino, quindi perfetto, ho deciso di rimanere a mani nude. Bene, mi allontanerei da qui, un bel radway. E in realtà vedete, questa mini, questa era proprio un compitino veloce. Questa mini quest l'abbiamo completata, fondamentalmente possiamo andare a fare pulizia. Possiamo andare a fare pulizia, quindi viaggiando veloce, vediamo dove era il posto per fare la pulizia.
No, qua sopra dobbiamo tornare a Sanctuary per i Minutemen. Pulizia si fa qui. Non ho ancora scoperto questo luogo, ma qui vicino conosciamo la Trinity Tower, quindi ci facciamo trasportare lì e da lì ci muoviamo verso il, diciamo, il luogo dove dovremmo fare pulizia per conto del paladino Dance. Dopodiché ci dedichiamo alla quest di dei Railroad, andiamo a recuperare tutto quanto, cioè quindi tutti i pezzi che ci interessa, appunto ci interessa recuperare, e una volta fatto ci muoveremo verso il oh santo cielo, ci muoveremo verso la quest principale. Vi vedo poco attivi, ragazzi, quindi mi raccomando, animiamo un po' la chat. Voglio sapere cosa ne pensate del titolo, se lo avete acquistato, cioè come e se lo avete acquistato, se siete soddisfatti del vostro acquisto e soprattutto se vi aspettavate di più, di meno, se è in linea con le vostre aspettative. Ecco, era un titolo a cui, cioè, a cui era collegato un hype veramente, veramente forte. E quindi sarebbe veramente interessante capire quello che è la vostra opinione in merito. Allora, dov'è? Revolver artigianale, dai, teniamo questo. Come vedete, a 70 metri abbiamo il luogo in cui dobbiamo fare pulizia, e ho paura che dovremo vederci con dei supermutanti, quindi sarà veramente, 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 veramente difficile. Allora, Biscio movimenta subito la chat per noi, perché dice: io fondamentalmente non capisco la marea di critiche. Ora, per fare un discorso di senso compiuto, devo chiaramente chiederti a che critiche ti riferisci. Non peraltro perché, appunto, come dici tu, non sono poche le critiche che sono state mosse a questo titolo, e c'è bisogno. Aiuto. C'è bisogno di avere un attimo le idee chiare anche in merito alle critiche che le sono state mosse. Allora, scusate un attimo, c'è un momento di tensione. Prendiamo anche le tortine, bene. Perché noi dobbiamo entrare in questo palazzo, ma c'era un agglomerato di predoni proprio di fronte, quindi dobbiamo fare il giro opposto. Questo, come vedete dai sacchi qui e dal supermutante in quella zona, è un... Oh, finalmente abbiamo capito che arma utilizzare contro i supermutanti, quanto odio i segugi. Occhio alle mine, ok. Allora, con calma. Vishe dice: soprattutto visto che la maggior parte si dividono tra critica alla grafica e confronti con The Witcher 3. È saltato tutto, scusate, rischiato di morire come un pazzo. Provviste, sì, impacchiamoci subito. Allora, andiamo per ordine. Prima cosa che andrei a ad esaminare: critiche per quanto riguarda la grafica. Ce ne sono state, ce ne sono. Secondo me non prendono molto. Allora, devo dire che da una parte ci stanno, perché comunque ci stanno, in termini per esempio di texture, che sono molto piatte sotto certi punti di vista, sotto alcuni poligonali che sono effettivamente molto scadenti per la generazione all'interno del quale ci troviamo. Ma c'è da fare una considerazione fondamentale, che è quella del tempo di sviluppo di questo titolo, ovvero quando è stato iniziato lo sviluppo di questo titolo. Chiaramente era tanto tempo fa, e a mio parere questo ha influito non poco su questa componente. Ci aggiungo anche un problema che stiamo vedendo adesso. Io non ho alcun problema. Allora, io adoro Fallout, adoro l'universo di Fallout, sono impazzito per Fallout 3 e trovo che sia uno dei giochi che da sempre mi hanno più soddisfatto. Ho giocato fino alla morte Fallout 3, New Vegas e quant'altro, e addirittura avevo giochicchiato anche i, quando ero un bebè, avevo giochicchiato addirittura anche i titoli isometrici. Ma devo ammettere una cosa: io sicuramente da fan accetto senza ombra di dubbio i problemi in termini di grafici, i problemi in termini di texture e quant'altro, e tutto questo genere di problemi. L'unica cosa che veramente non mi va giù di questo titolo sono i cali di rate, perché i cali di rate veramente è una cosa che non accetto, soprattutto a fronte appunto delle non particolari esigenze tecniche del titolo. Come lo state vedendo anche in questo momento, vedete che a volte scatta, a volte non, come si dice,
non riesce a dare il meglio di sé. Durante le esplosioni addirittura capita di vedere delle vere e proprie componenti di schermo che diventano nere perché non riescono a caricare in tempo l'effetto dell'esplosione. Ora, io lo sto giocando su PS4, non so se gli stessi identici problemi sono stati riscontrati dappertutto. So che il rate è stato sbloccato su PC con una patch. So anche che in termini di... come si dice? In termini di... aiuto la granata. Ok, in termini di rate su Xbox sembrano esserci meno problemi. Certo è che bisogna... cioè, sarebbe da stupidi non ammettere che il problema sussiste su PS4, ve lo posso confermare proprio senza alcun problema, soprattutto perché spero che arrivi una patch quanto prima che possa veramente smuovere la situazione, perché purtroppo è uno se non il problema che veramente mi sembra pesare in termini di grafica. Non sono impazzito, sto cercando di togliere qualcosa dall'inventario perché sono pieno di roba. Adesso vediamo se becco la mia Piper. Dov'è finita? Dov'è Piper? Dove sei? Che sono qua, che vado piano. Vieni su. Dimmi te se uno... va che le donne a volte... come al solito, cerchi qualcosa, il compagno femminile dà adito a una misoginia infinita. Allora, tipo l'asse la diamo a lei e devo lasciare giù qualcos'altro che non utilizzo mai, tipo questo 10 mm non è male, però uso sempre un deliver. 16 mm tra l'altro quanto ha? 43 di danno, un po' meglio del deliver. Questa fa veramente pena, però essere sincero la lasciamo a lei. Almeno possiamo tornare a muoverci con agilità. Non ho tante celle di fusione, ma contro i supermutanti si sono rivelate veramente importanti. Lo avete appena visto, un altro calo di rate è appena arrivato. E devo essere sincero, un po' pesano. È un peccato a mio parere, perché per il resto, vabbè, ok, io sono sicuramente il fan più sfegatato, quindi non faccio testo. Sentiamo nel frattempo il messaggio di Mike, perché voglio... dov'è? Appena visto... mi ho appena raccolto, l'ho perso. Vabbè, l'ho perso. Io sono il primo, sono il primo fan che passa soprattutto. Però questa cosa proprio, no, devo essere sincero, faccio fatica a digerirla per i motivi che vi dicevo. Non avesse delle richieste tecniche indiscutibili, allucinanti, capirei, ma non mi sembra questa la situazione. Quindi chiaramente questo un po' pesa, soprattutto a fronte della casa di sviluppo, che comunque è Bethesda, quindi voglio dire, stiamo parlando di un leader mondiale in fattore videogiochi. E io, ma tu, a me fanno spaccare i supermutanti perché a volte sono vestiti veramente come gli scemi e mi fanno morire dal ridere. Adoro questo aspetto chiaramente di Fallout, adoro la profondità narrativa. Il confronto con The Witcher arriva chiaramente perché tutti paragonano la mappa, la vastità della mappa, le qualità grafiche di The Witcher, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sta, non ci sta, ci sta e non ci sta a mio parere, cioè, perché sotto alcuni punti di vista possono essere assimilabili, sono entrambi free roaming, secondo me hanno obiettivi differenti. E anche la profondità narrativa a mio parere è differente. Entrambi però si prefissano l'obiettivo di far poter cambiare il titolo al giocatore durante le ore di gioco. E questo sicuramente è una cosa interessante che avviene in entrambi i giochi. Credo che... due granate non le reggo. Ok, credo che molto di questo lavoro molte delle preferenze dipendono proprio dalle preferenze dei giocatori, ovvero io personalmente preferisco molto di più gli ambienti post-apocalittici e bellici e quindi adoro chiaramente Fallout. Chi è chiaramente più improntato verso il discorso... cazzo, ci sono granate ovunque, scusate, qua se no mi fanno il culo. Chi è improntato più verso un discorso... giusto qui? Verso un discorso... ma smetti di lanciarmi granate, cretino. Un discorso fantasy sicuramente sarà più dalla parte di The Witcher. Scusate, ma c'era bisogno di far pulizia. Adesso devo trovare il modo di salire lì sopra e credo che si passi dall'altra parte.
Però non riesco a capire perché questo dungeon è così afflitto da problemi di raid. Non so se lo vedete anche voi, ma da me è indiscutibilmente visibile. Non so quanti raid al secondo ci stiamo muovendo, ma siamo bassi sicuramente. Non riuscirò a forzarla. Qui è chiusa, qui non possiamo recuperare materiali, dobbiamo passare dall'altra parte a questo punto, immagino. Qui dietro non arriviamo nella famigerata stanza. Ah, eccoci qua. Ma la smetti di lanciare granate ovunque. Santo cielo. Ah, eccola qua, abbiamo la tessera di identificazione, interessante. Qua possiamo uscire. Scusate, mi sono perso all'interno del dungeon. Non è piacevole, ma è successo. Bello. Allora, qua si sali... Ah, eccoci qua. Qua si saliva da questa parte. Non sono passato di qui, se non erro. Wow, fratello! Pazzo! Vado a prendere un colpo. Sto finendo le munizioni. Devo sfruttarle tutte sul leggendario qui. Ok. E l'altro lo possiamo smazzare con questa. Non male. Wow, 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 wow. Si è messi malino, eh. Da un punto di vista proprio di vita. Poi ragazzi, come al solito, io ho bisogno. Voglio vedere chi si offrirà di fare la mia assicurazione personale sulla vita. Chi c'era la volta scorsa sicuramente capirà cosa intendo. Nel senso che avevamo adibito uno dei ragazzi a scrivere ogni tot minuti o quando c'erano situazioni di tensione un salva in caps lock, in maniera tale da salvare ogni volta e non dover ricominciare in caso di morte. Carino. Non lo userò mai, ma bene così. Dicevo, in caso di morte, appunto, non avremmo dovuto ricominciare. Stai lontano da me. Questo l'abbiamo scassato proprio alla grande. Tappo. Ok, vedo che Biscio è diventato il nostro assicuratore personale, non so per quale compagnia lavora, ma ha deciso, ha assunto questo ruolo, guarda che è un ruolo importante, ci ha salvato diverse volte la vita. Ok, questi cavallini qui sono molto utili in realtà, il Buttercup qui, perché danno un sacco di materiali, il problema è che recuperarli tutti praticamente azzera la nostra capacità di portare peso, e quindi... dobbiamo evitare. Scassiniamo subito perché noi siamo dei pen incredibili. E anche uno steampack intelligente da parte nostra. Aprire questa cosa. Oh, un dungeon infinito questo. Vedo che stiamo girando come i pazzi da un'ora per trovare l'ultimo fornuto, che si trova sempre nel solito posto, ma non riesco a salire. Quindi adesso dobbiamo trovare un modo per salire. Allora, qui sopra, dove sei carissimo? Vieni, fatti trovare. Ce ne sono una marea sopra e anche sotto, però. Qui c'è un'altra porta. È un dungeon un po' incasinato. Oltre all'assicuratore avrei bisogno del navigatore, ragazzi. Se qualcuno invece vuole assumersi il ruolo di Tom Tom, lo cedo volentieri, perché vedete lì c'è un super mutante macellaio che con il Deliverer prende veramente pochi danni. Quindi adesso devo inventarmi qualcosa per scassarlo. Qui, allora, siamo passati prima. Adesso da qua devo salire da qualche parte, però. Vediamo un attimo. Dove possiamo salire? Se sia da qui? No, qui mi fa scendere. No, non urlo pietà. Vorrei venirti a prendere e ammazzare senza pietà. No, non faccio il salto, che è inutile. Passiamo da qua. Vabbè, ragazzi, lo provo a scassare da qui. Cosa devo fare? Non riesco a trovare un modo per salire. Oh, mi piace quando scendono loro. Ragioniamo un attimo. Lì, da dove si arriva? Va che a volte sono, sembrano delle cazzate sti dungeon, ti perdi. Qua un ascensore, non potevano metterlo. Ah, vuoi dirmi che devo chiamare l'ascensore e basta? No, infatti sarebbe stato troppo bello per essere vero. Cali di raid, che nervoso. Niente da questa parte.
Però se c'è il coso dall'altra parte, sta nemica che si sale da questa zona. Facciamo un attimo mente locale, ragazzi. Dobbiamo arrivare al terzo piano, ma non vedo vie per salire. In caso doveste avere qualche sorta di illuminazione, non esitate a scriverlo in chat perché mi serve in questo momento. Ok, siamo andati. Ah, forse. No, questa è quella ardua. Attenzione, una rampa di scale, due rampe di scale, ma finiscono qui. E da qui ci sarà un posto per salire. E che cazzo, no? Qua, eccolo lì. Però non è che siamo fermi qui. In uno dei piani dove eravamo già. No, ce l'abbiamo fatta. Ok, siamo su. Una bella sala riunioni. Però lui dobbiamo tirarlo giù con qualcosa di interessante. Di molto interessante. Come questa. Direi questa 10 mm. Piuttosto potente, questa 10 mm. La serratura è resistente. La serratura è chiusa. Lui mi sta cacciando in questo momento, nel senso che non è che mi manda via, ma mi vuole vedere morto. Meno male che era potente. Io ho 12 colpi, quanti vanno a 6? 2, 3, 4, un critico e anche un critico. Toh, 5, non gli abbiamo fatto un tubo di niente. Ok, salviamo che il nemico è forte, adesso ce la finiamo. Ok, salviamo adesso. Grazie caro assicuratore. Una bella molotov, però non te la toglie nessuno. Bello! Due molotov, va. Facciamo tre che... Non c'è proprio due senza tre. E cambiamo arma. E niente, soffrono... Soffrono... Questo genere di munizioni. Recuperiamo vita, ma... Bello schifo. No, no. Che rischio, Fabio. Proprio un pazzo. Non ho un'arma che mi gasi contro questo fratello sole. Toh. Vediamo cosa ci ha lasciato giù. Speriamo. Rinculo compensato, potente, automatico. Sembra enorme. Vediamo cos'è. Adesso sarà una schifezza, vedrai. Dov'è? Ah, potevamo usare questo. Mettiamolo intanto in inventario. Perfetto. Dov'è? Questo possiamo lasciare giù il bastone. Lo vedete? Ma ce l'avevo già. Come fa a essere già dentro? Ah, c'è andato di suo, non lo so. Bello, mi gasa questo. Questo è forte. Me lo sento, questo è forte. Soprattutto ho un sacco di munizioni da far fuori per questo fucile, quindi useremo questo. Ok, abbiamo finito anche questa quest. Possiamo... cioè, questa quest. Wow. Possiamo uscire finalmente da qui. Andarcene, vi giuro che voglio uscire da questo dungeon quanto prima, perché sì che i raid mi stanno dando sui nervi. E andiamo a fare l'altra quest. Vedo che tra l'altro sta tenendo bene anche la qualità dello streaming. Mi sembra bello lineare, tutto perfetto, anche sul sito. Quindi direi che ci siamo alla grande oggi, ragazzi. Comunque, Biscio, come ti dicevo, a mio parere i problemi legati a questo titolo sono quelli, cioè quello che ti dicevo, a mio parere è proprio quello. E comunque, cioè, vorrei vederne di giochi criticati che spaccano il mondo come hanno fatto su Steam. Certo è, hanno sfruttato una fame di, che durava da moltissimi anni, quindi sicuramente quello ha agevolato il discorso marketing. Tant'è che alla fine abbiamo scoperto tutto quest'estate alle 3, quindi voglio dire... aleggiava nell'aria un nuovo Fallout, ma non si aveva idea di quando
sarebbe stato poi effettivamente disponibile sul mercato, e quando è arrivato ha chiaramente fatto un botto entusiasmante. Vedo che continua a popolarsi lo streaming, quindi io do chiaramente, meglio, saluto tutti coloro che si sono connessi con noi in questo momento. Come potete leggere dal titolo, oggi effettueremo un long play all'interno delle Wasteland. Cercheremo il più possibile di spiegarvi o di farvi vedere quello che volete vedere a tutti gli effetti, quindi vorrei anche creare uno streaming molto basato sull'interazione con voi. Per questo motivo, appunto, fatemi sapere qualsiasi vostro dubbio, perplessità in merito a ciò che vi piacerebbe sapere, se avete acquistato il titolo, se avete intenzione di farlo, e soprattutto cosa ne pensate, ecco, perché questo poi io me lo chiedo molto spesso, perché sapete, è facile esprimere la propria opinione su un videogioco, ma poi è bello vederla condivisa o anche non condivisa, e quindi poter avere uno scambio di opinioni in merito a un titolo. Quindi questo sicuramente è un'occasione per tutti noi, per poterci confrontare e vedere cosa ne pensiamo realmente. Come vedete, poi si parla di Fatman in questa pausa, tra una e l'altra, adesso è appena cambiato, ma c'era un consiglio che riguardava il Fatman, che dopo vi mostro. Fondamentalmente è una sorta di mini lancia bombe nucleari, cioè un lanciarazzi che però fa detonare delle bombe, delle mini bombe nucleari, le mini nuke, e sono veramente fantastiche. E il problema legato a questo Fatman è il... come si dice? Il rate, perché chiaramente non riesce del tutto a elaborare benissimo le esplosioni così grosse, così vaste, e quindi, come potrete immaginare, a volte crea dei problemi non indifferenti. Allora, noi dobbiamo muoverci esattamente dall'altra parte, perché dobbiamo andare dalla dottoressa Amari. Ma la dottoressa Amari, dove cazzo allora si trova? A Good Neighbor, giusto? Quindi sono un bel cretino io, scusatemi ragazzi. Abbiamo fatto un caricamento inutile, mi dispiace. Allora, nel frattempo io metto anche... una cosina qui, che mi serviva, perfetto. Eccoci dentro, quindi andiamo a trovare la dottoressa Amari. Che si trova dove? Nel vecchio ufficio governativo? No, qui. Memory Den. Se sei qui, era un bel paio di palle. Grazie. Invitante la signorina. Un po' butterata, ma è un attimo, cioè voglio dire. Proprio, sai, quelle cose leggere che non si notano, sai, un po' di fondotinta e passa tutto. Bene, non recuperiamo niente qui, perché sennò ci danno dei ladri, qui sparano, non deve essere bello. Interessante. Buonasera. E chi è questo? Ciao, cara. Al momento, tesoro, l'antro della memoria non accetta nuovi clienti. No, Irma. Perché dici così? Sei la persona che ha aiutato H222, giusto? Mi ha parlato di te. Il paziente sta riposando. Volevi salutarlo? Te lo sconsiglio. Ormai non ricordo. Adesso vi spiego tutto, Voglio sentire un attimo il dialogo. Non ho avuto modo di salutarlo. Ha parlato molto di te prima che gli somministrassi l'anestetico. Mi dispiace che tu non abbia potuto salutarlo. Io subisco che roba lì. Allora, qual è il piano per portarlo via? Useremo il percorso originale. Non ci sono alternative. Sarebbe questo il piano. Oh, ma è arrivato anche Roscia. Prudente. Grande, mi dico. Beh, come preferisci. Vai al Malden Metro Center ed elimina tutti i Gen 1 che trovi, capito? Dal primo all'ultimo. Lascio H222 e il suo futuro nelle tue mani. Appena adesso sarà, vi spiego lontano, tutto, ragazzi, della quest. Dimentica questa conversazione. Lui non è mai stato qui. Prima di uscire, prendi l'olonastro sul tavolo. È un messaggio personale. Solo per te. Quella. Allora, in una delle missioni precedenti dei Railroad abbiamo recuperato
un... Ti piace Good Neighbor? Città interessante. Io voglio conoscere meglio Irma, Irma. Scusate. Ti piace l'arredamento? Cara, la mia sì, anche. L'odia. Dice che non è tipo da fronzoli. Vuoi sapere come funzionano le capsule mnemoniche? Ogni donna ha i suoi segreti. Quella, Irma. Irma. Abbi cura di te, tesoro. Niente, non mi ingula. Non le piaccio, probabilmente. Allora, dicevo, cosa succede in questa quest? Durante la quest dei Railroad ci è stato affidato questo ragazzo chiamato R2H2, che appunto non ricordava più un tubo di quello che era, gli era capitato, ed era nelle mani e protetto da dai Railroad. Dobbiamo ora praticamente andare a fondamentalmente salvarlo, eliminando tutti i gen presenti in gen 1 presenti in questa struttura. I gen 1 non sono particolarmente simpatici, sono dei sintetici piuttosto incazzosi che sparano in maniera piuttosto truculenta. Però credo che ce la potremo cavare anche con i ragazzi. Qui cosa dice? Se hai troppi bersagli delle missioni, per la sezione missioni più il boy puoi controllare se ne attiva più di uno. Nella categoria varie potrai attivare o disattivare i vari obiettivi. Al momento sono talmente pregno di questa seconda... Non dirmi che siamo qui per lo stesso motivo. E tu saresti? Alla faccia della nostra rigida organizzazione e cazzate simili. Tu hai ricevuto l'incarico da Good Neighbor, io dal rifugio Griswold. È il prezzo da pagare per la sicurezza. Non dirmi che credi a queste stronzate. Visto che non mi sta simpatica. Che ne dici di unire le forze per raddoppiare la dose di massacro? In effetti ero ansiosa di vederti in azione di persona. Quella tu. Facciamolo. Sì, adesso diamoci salvo. Diamoci dentro, Glory. Benissimo. Dopo di te. Namo, Glory. Se vuoi posso portare qualcosa io. Ma... perché? Mi si è attaccato il cadavere. Io volevo solo prendere... un po' di munizioni. Guarda qua quanta roba. Quanta roba. Non è un buon segno di solito, ragazzi. Adesso che siamo entrati salvo... Biscio. Non è un buon segno quando ci lasciano tante cose fuori dal... dal dungeon. Perché vuol dire che dentro ci sarà da faticare. Ma... si lavora e si fatica... per il successo. Che nessuno di voi in chat... pensi male. E dato che a noi interessa... il successo... salviamo. Eccoli qua i gen. Minchia, sono grossi. Sintetico camminatore leggendario. Per Irma, esatto. Come dice Bisho, per Irma. Wow, 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 wow. The fuck, mate. Via, uno, due. Guarda come li scattiamo. Bang, bang. Fortissimo quest'arma, fortissima. Mi spacco e ho tantissime munizioni, come godo. Pottana. Moschetto laser congelante. Questo è interessante. Sì, guarda qua, 51 di danno. Per Fieto. C'è la fusione. Però non ci abbiamo più un tubo di posto per tenere tutto. Tenete posto pulita. Gettate i rifiuti alimentari negli appositi contenitori. Gli do questo e tengo il moschetto laser. Ehi, dai un'occhiata. Dai, vieni. Allora, abbiamo detto che il bello il moschetto laser, guarda che roba. Danni da freddo 51, quindi ci togliamo il fucile d'assalto, lo diamo a lei, dai. Vediamo e chiaramente però devo assegnarlo, lo mettiamo qui e vediamo come viene. Ah, me va caricato così. Che due sbatti. Vabbè, però è forte. Che so, cacciarli via. Per evitare ritardi, non tenere la porta aperta. Ultima cosa che non dobbiamo fare
Non hai un banco in un insediamento dove lasciare la barra in accesso? Sì, ma non ci vado mai, quindi devo... E poi soprattutto io sono uno di quei... Io sono veramente problematico sotto questo punto di vista. Tengo tutto. Cioè faccio... Piango ogni volta che lascio qualcosa giù, quindi tengo l'impossibile e poi mi trovo in queste situazioni. Dov'è andato a finire quello che stavo usando? Qua, carabina a combattimento. No. Volete dirmi che è quello che ho lasciato giù, quello fortissimo? Ah sì. Così dicono, se era proprio lui. Non tenere la porta aperta. Io sono... Hai presente come quelli che fanno le trasmissioni, gli accumulatori seriali, una roba del genere? Adesso. Caro sintetico, io morirò, ma anche tu non te la passi bene. Sì, cazzo, guarda che massacro. Si sono forti però. Se Piper si levasse un po' dalla minchia, oh. E comunque, guardate che voi ridete, ma essere un accumulatore seriale all'interno di un videogioco come Fallout è una malattia seria. E quindi inviate un messaggio al 48888 con scritto: lascia le armi in eccesso e smettila di raccoglierne nuove che non ti servono. Un tubo! La cosa bella di quest'arma è che ho un botto di munizioni da far fuori. Ok, quindi stiamo scassando l'istituto. Come vedete stavo... cioè volevo raccogliere anche il circuito stampato, cioè sono veramente... Quasi mi dispiace per i bastardi. C'è qualcuno? Guarda come abbiamo devastato questo tipo che ci lascia un revolver artigianale infuso al plasma. Fa schifo tra l'altro però. Va bene così, adesso non cammino più immagino, vero? Infatti lo sapevo io e come vedete... Dov'è Piper? Piper! Madonna, sti donne che non ne sono dietro. Piper! Che cazzo? Non riuscirò a forzarla. Piper! Per... Che miseria! Piper! Portami, vieni qua! In giro saltellando. Piper! Arriva lei, non c'è Piper. Lori, posso lasciarti un po' di cose? Lungo la pista. Davvero niente male. Grazie, cara. Umano, intendo. Oh, è stato facile, grazie. Grazie del com... Non c'è di... Ascolta. Certo. Siamo però con un uomo... La cosa mi interessa. Ottimo. So che Desa... Cioè, abbiamo preso anche una missione in più. Devo porre fine alla tua esistenza. Niente, ragazzi, lasciamo giù qualcosa e lascio giù... Il revolver artigianale fuso al palo. Però cazzo, 33 di danno. Sì, però precisione schifosa. Dai, intanto non è una pipa. Ma l'ho preso? Ascensore. Un attimo di vita, perché sennò mi marchiamo male e via. Si prende l'ascensore. Scusatemi. Estiramenti. Eccolo, pronto a scassare i sintetici. All'attenti. Fratello. Guarda, mi tirano le botte addosso. Che nervoso. Ah, sì, una cella di fusione. Nucleo di fusione, scusate. Quelli sono nuclei di fusione che si montano nelle armature antiatomiche per poter utilizzare appunto le armature. Salvo adesso, Biscio, salvo. Dovremmo dare un premio a Biscio, che è la nostra assicurazione sulla vita. Non si può però vivere così o prendere gli steampack per poter camminare. Neanche. Poi guardate quante cagate che ho qua nelle varie. Cioè, Aculeo Distinguing. Cioè, e alcune di queste fanno un peso esagerato. Vediamo se ne becco qualcuna che ha peso.
No, queste no. Materiali un botto, guarda qua. Bottiglia di latte vuota, ne ho 4. Cioè, io andavo in giro con 4 bottiglie di acqua di... Dai. Diciamo che prima di tornare da... andiamo dai... a Sanctuary. Che almeno... recuperiamo... Cioè, lascio giù un po' di roba e pimpiamo anche il nostro accampamento, che non lo sto più cacando. Qua sono stati totalmente scassati i predoni. Uno è andato. Salvo. Lo stavo dimenticando. Mazza forte il sintetico campo, eh. Proprio un fumo di guerra. Questo è nuovo, scusate, devo vedere che cos'è. Non la vedo. Dov'è? Non è questo. Non è possibile, l'ho appena tirata su e non c'è. Non mi fa camminare. Esatto, Roccia, ti ha risposto numero Astrex 1986. Ti servono quando le ricicli e gli fai diventare del vetro. Ma io dove cazzo l'ho messo questo? Cioè, dove mi ha pescato quest'arma del... No, non era un bestiario, era un'arma. Ragazzi, ditemi se sono impazzito io o c'era una cosa dell'istituto che ho appena raccolto che non vedo più. Ah no, è rimasta qua. Ah, ecco, infatti mi sembravo stupido. Più 20. No, non mi ispira. Però sembrava una bella arma, peccato. Come hai perso il cane? In che senso? Non ti è... Teoricamente quando lo lasci in giro lo ritrovi nella base in cui l'hai mandato. Dovrebbe essere... Dovresti trovare a Sanctuary, tipo. Io l'avevo mandato a Sanctuary. Non mi ricordo se a Sanctuary o alla... alla cosiddetta... Come si dice? Scassinatore moderno. Oh sì, hai trovato il numero di scassinatore moderno. Scassinare è più facile, meno male. Ok, numero. Quando tu selezioni un altro PG, perché a me è già successo, quando selezioni un altro PG lui ti chiede dove lo vuoi inviare. E lo puoi andare a pescare o al... come si dice? Oh, santo cielo. Puoi andare a pescare o a Sanctuary o uno degli altri rifugi che hai già sbloccato. Dovresti guardare nella lista dei rifugi e andare a vedere dove sia finito. Perché di solito viene inviato in uno dei rifugi in cui... diciamo sei già. Banco da lavoro per armi. Vediamo se possiamo modificare... tipo autorità virtuosa, bisogna però aumentargli un po' i danni. Condensatore potenziato. Qui non posso fare un tubo, mi manca il cristallo. La canna, tanto meno, mi manca il cristallo ancora. Pugnatura comoda, non posso fare un tubo. Deliverer. Niente di niente. Carabina da combattimento, vediamo se... No, un cazzo. Niente, non posso modificare niente, perfetto. Allora, me l'ho chiesto, ma io ho premuto cerchio senza selezionarne uno in particolare. Grazie per... Allora, se non te l'ho chiesto, non te lo so dire, però so che da qualche parte vanno a finire. Cioè, dovresti, secondo me, ispezionare i vari rifugi. Prova magari a Sanctuary, oppure sai alla stazione, quella, la prima stazione di servizio che si va a visitare subito dopo essere usciti da Sanctuary. Boh, qua non c'è più un tubo da fare, se non erro. Vorrei dire stupidate. Continuare semplicemente a cercare i gen e a distruggerli. Esatto, la Red Rocket. Proprio lei.
Esatto, e infatti Roccia si incontra proprio alla Red Rocket la prima volta. Tra l'altro, Numero, tu sei un nostro follower o è la prima volta che ci segui? Ah no, siamo tornati su, ma c'era ancora gente da distruggere. In caso di emergenza, usate le cabine per richiedere l'aiuto della polizia. Qui dicono. No, non ho voglia di aprire la valigia, tanto non c'è dentro un tubo. È un classico. Ma questi posti mi Piper, tutti i cattivi dovrebbero darsi. Però questa cosa che bisogna caricare è un po' una croce. No, dove è andata a finire? Eccolo qua. Oh, benvenuto Numero. Grande, 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 benvenuto. Noi, se non ci avevi mai seguito, ti posso dire che siamo un canale che in realtà ha forte base su un sito internet che... questo è forte, cazzo. Questo è veramente forte. Solo che adesso devo lasciare qualcosa. Piper, vieni qui. Appunto, ci siamo il canale di un sito che già sin dagli anni 90 magari si occupa di videogiochi, che è gamesurf.it, che è la piattaforma di Tiscali dedicata al mondo del cinema e dei videogames. Quindi, oltre al nostro canale, se vuoi fare un giro sul nostro sito, troverai recensioni, speciali, news e quant'altro. Siamo attivi quotidianamente, quindi troverai veramente di tutto e di più. Io le darei... Il treno arriverà a finale.